Buongiorno e buon venerdì, oggi sì, 15 15. settembre. Oggi ripartiamo, però prima di ripartire abbiamo una bella mezza giornata, per cui abbiamo ficcato tutto dentro le cose, abbiamo messo dentro, compreso gli ombrelli, che li abbiamo presi qua, un po' di souvenir, e la mia giacca pesante, la sua giacca pesante, e siamo riusciti a farci stare tutto. È un po' più gonfietto rispetto all'andata, però in realtà, se vedete, c'è ancora abbastanza spazio, comunque abbastanza si muove, quindi sono stracontenta. Io ieri ho comprato questa, forse non ve l'ho fatta vedere, quella di Uniqlo, che hanno cani e porci. Mi sono sentita in dovere di comprarmela anch'io, perché sennò mi sentivo senza, e l'ho tenuta più che altro non perché non ci stessero le cose qua, perché ci stavano ovviamente, ma l'ho tenuta più che altro perché oggi, dovendo girare appunto una bella mezza giornata, e se mi serve il power bank, se mi serve il coso, eccetera eccetera, non posso ogni volta andare a prendere la roba dallo zaino. E quindi, dai, questa qua ci sta. Non sta come me la vorrei portare io, ma perché oggi va così. Basta, noi partiamo e ci vediamo dopo in città. I pantaloni di ieri, perché tanto erano puliti, potevo usare anche la maglietta, ma era scomoda per il viaggio. E la maglietta quella con i bordini neri. Per il resto, carica come un mulo. Siccome oggi appunto siamo carichi perché è il giorno della ripartenza. E scusate se vi parlo con gli occhiali da sole, ma se mi rimetto in testa, come prima mi tirano tutti i capelli e poi bestemmio. E comunque stavo dicendo, siccome appunto oggi ripartiamo e siamo cariche, eccetera, eccetera, facciamo proprio due passi veloci, veloci, e dopo andiamo a prenderci la crocierina, così per un'ora siamo seduti, ci guardiamo tutta quanta Parigi, la nostra prospettiva e tutto così. E poi vediamo, insomma, abbiamo fatto l'abbonamento giornaliero perché ci conveniva rispetto ai 3-4 biglietti che avremmo dovuto acquistare sopra il carnet, perché appunto oggi ci dobbiamo muovere per forza di più con i mezzi, perché andare in giro con uno zaino così tutto il giorno non è il caso. E quindi abbiamo fatto quello, così se vogliamo prendere una corsa in più, una cosa in più, lo possiamo fare. Detto questo, adesso cerchiamo un posto dove fare colazione e poi appunto ci dirigiamo verso la crociera. Ho trovato il posto dove fare colazione. Pan chocolat, pistachio. Viaggio. Stiamo approfittando dell'abbonamento giornaliero per prendere tutti gli autobus e le metro che non abbiamo preso in questi giorni. Adesso cerchiamo un posticino dove mangiare perché è mezzogiorno e mezzo, e poi andiamo su di nuovo al Sacro Cuore, perché appunto l'altro giorno non era bellissimo tempo, visto che oggi ci avanza mezza giornata e siamo riusciti in questi 3 giorni a vedere tutto quello che ci interessava. Tanto vale fare il bis delle cose che ci piacciono di più e che magari abbiamo visto appunto con la pioggia o comunque col brutto tempo. Guardate quanta gente c'è oggi, un po' che è venerdì, un po' che è una giornata splendida, guardate quanta gente. I don't care. I don't care.
cosa che ci mancava di fare era venire alle gallerie Lafayette, quindi ci facciamo un giretto qua dentro. L'autoregalo di compleanno, chi mi conosce da un pochino può immaginare che cos'è, comunque poi vi faccio vedere tutto. Mangiamo per la seconda e l'ultima volta i macaron della Durée e poi ci avviamo verso l'aeroporto. Manca appunto a fare merendina alla Durée e volevo farvi vedere appunto il mio autoregalo di compleanno, perché fra 4 giorni è il mio compleanno. Vado dietro a questo rossetto da, non questo colore nello specifico ovviamente, ma questo rossetto da 6 anni, quando sono andata per la prima volta a Londra, prima e ultima volta al momento a Londra con Roberto, e avevo visto nelle gallerie, come si chiamano lì, vabbè, avete capito, comunque non mi viene il nome, ma avete capito. E all'epoca non lo comprai e quest'anno, siccome appunto tra pochissimo il mio compleanno, me lo sono comprata, me lo sono autoregalata. Ho preso un nude abbastanza vivacetto e non potevo scegliere il pack, cosa che mi dispiace, nel senso che così è elegantissimo, va bene, però insomma con quello che costa speravo di poterlo scegliere, perché c'era anche tutto rosso ed era molto molto bello. Però va bene così, dai, succede niente. Sono comunque super felice, cioè, perché praticamente c'era tutto rosso, tutto oro e appunto così nero, e, però era in base a quale finish prendevi. Io ho preso il matte e ovviamente mi è arrivato questo qui. Tra l'altro c'era un'edizione limitata rosa, bianca e gialla, bellissima, ma sempre con gli sheer, e a me gli sheer sinceramente non interessano, cioè li trovo abbastanza inutili su di me ovviamente, poi sono molto belli da vedere addosso, però su di me sono inutili, visto il prezzo va benissimo così. Partiamo col tramonto, come siamo romantici. Mi sono presa la Torre Eiffel, che andrà ad unirsi al mio cuoricino dei viaggi. Mi mancano tanti in realtà, perché quando ho cominciato a girare non avevo il Pandoro ovviamente, però pian piano, man mano, anche magari che torno o che torno a Roby per un lavoro qualcosa, mi riprendo. Questo di Mortacci Su ovviamente è uno dei più cari, perché c'è il cuoricino d'oro, vabbè lasciamo stare, però ormai è una tradizione, quindi mi prendo. Siamo un po' di corsa, per cui intanto ve li faccio vedere per non dimenticarmeli, perché lo so che poi me ne dimentico, e vi faccio vedere gli ultimi souvenir che ho preso. Il ciondolino di Pandora l'avete visto ieri, poi abbiamo preso questo che abbiamo scoperto essere proprio made in France, però fa di tutte le città, cioè c'è anche Firenze, Roma, c'è anche città italiane, New York, Porto, eccetera eccetera, e un sacco carina. Ci sono di tantissime misure, tra cui quelle grandi che sarebbero state bellissime. È che uno, dove me le metto? E due, come la portavo a casa, quindi ecco. Infatti vi dirò che è stata una benedizione il fatto di avere la valigia piccolina, perché sennò probabilmente mi sarei portata a casa tante di quelle troiate. Va bene? E poi mi sono portata a casa anche questo, che l'ho preso anche come regalo, come pensierino, insomma, per chi, per i nostri amici che ci hanno tenuto Merlino. E è un puzzle con appunto il quadro, quello lì di Monet, quello che mi piace tanto, che si chiama Le Bassin aux Nymphes. Vabbè, insomma, io lo chiamo il ponte. Che si trovava appunto all'interno del Museo d'Orsay, che è uno dei miei quadri preferiti in assoluto, e niente, l'abbiamo preso anche per loro, ci sembrava una cosa carina, più ovviamente una calamita, e quindi ecco, poi parliamo, facciamo dei sconti alla fine, ma intanto ve li ho fatti vedere perché sicuro me li dimentico. Eccoci qua, scusate un po' l'inquadratura arraffata, ma ho i capelli ancora bagnati, l'ho lavati stamattina, ma
Sì, non avevo voglia di asciugarli, sinceramente. E siamo qui riuniti tutti quanti, fuori, liberi e felici. Abbiamo recuperato Merlino e tutto quanto. Io volevo fare un piccolo resoconto di Parigi. Allora, innanzitutto, discorso mezzi, perché so già che poi le domande sono quelle. Discorso mezzi, noi non abbiamo preso l'abbonamento dei 5 giorni perché costava una follia. Costava più di 50 euro, amore. Ecco, scusate, queste riprese sono veramente pessime, ma è l'unico modo per parlarmi un attimo. Ecco, forse così sta fermo. E costava più di 50 euro e noi appunto abbiamo usato 10 biglietti in 4 giorni, quindi veramente niente. Ne usavamo uno per andare, uno per tornare e poi a volte, non tutti i giorni, per ovvie ragioni, insomma, basta fare i calcoli, abbiamo usato quel passaggio in più una volta perché pioveva e quindi non ce la siamo voluta fare a piedi, un'altra volta perché era più lontano di quello che pensavo, perché ho fatto l'itinerario, ma era più lontano del previsto, e oppure forse abbiamo finito più tardi del previsto, e quindi ecco, per cui noi con 18 euro 4 giorni ce la siamo cavata. Ieri invece abbiamo deciso di fare l'abbonamento quello giornaliero, come vi dicevo, proprio perché invece avevamo la valigia, che comunque pesava, non troppissimo perché comunque è uno zaino, però pesava, e quindi abbiamo deciso di farci il giornaliero, anche perché essendoci una giornata veramente stupenda abbiamo pensato che sarebbe stato carino tornare in alcuni punti per rivederli col sole, voglio dire, mi sembra più che giusto. E quindi ne abbiamo approfittato e il giornaliero costava 8,45 euro. Calcolate che un biglietto singolo costa 2,10 euro, mi pare. Ovviamente se cambiate metro, autobus e cose così, sì amore, bisogna anche ritimbrarsi. Quindi no, se cambiate la metro, che è nella stessa stazione, no. Se invece in un'altra stazione, sì. Per cui sì, 2,10 euro, ne avremmo usati almeno 3-4, ok, secondo me valeva la pena farsi l'abbonamento da 8,45 euro, e ne abbiamo usati alla fine 8, ne abbiamo approfittato visto che avevamo fatto l'abbonamento, ne abbiamo approfittato, ne abbiamo usati 8, quindi alla fine abbiamo pagato tipo 1 euro a corsa, che va più che bene, e appunto siamo riusciti a rivedere tutto, tra l'altro anche la funicolare, mi viene a chiamarla, che va da giù, Montmartre, fino su a Sacro Cuore, è compresa nella Navigo Pass, quindi andate lisci. E quindi noi in totale, a testa si parla, abbiamo speso 28 euro, più o meno, per 5 giorni, che direi più che onesto, e senza fare troppa fatica, nel senso che noi comunque camminiamo per nostra scelta, non perché, non solo per una questione di non spendere troppi soldi, ecco. Poi cos'altro è che vi volevo dire? Niente, siamo appunto contenti di non essere andati con Merlino, perché nonostante sarebbe stato stupendo, Merlino col baschetto sarebbe stato troppo carino, ma siamo contenti perché appunto in quasi tutti i parchi, in quasi tutti i ristoranti, dico quasi perché ovviamente non li ho visti tutti, quindi magari uno che conosce meglio di noi Parigi ci dice no, ma non è vero, se andate là, se andate di là, calcolate che noi siamo turisti. Eravamo turisti che stavano lì qualche giorno, non che ci si voleva trasferire, ok, o stiamo un mese, 2 settimane, quello che è. Quindi dovete calcolare che un turista che sta lì pochi giorni vuole vedere il più possibile, e volendosi portare anche il cane dietro, secondo me non è fattibile, proprio perché in tanti posti non può venire banalmente anche solo per mangiare, e mangiare con gli scarichi delle macchine su, perché ecco, una cosa brutta di Parigi è che, come tutte le grandi città, con la differenza che Parigi è tutta un centro gigantesco, c'è troppissimo traffico, veramente troppo 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 casino, troppo rumori di ambulanze, polizia, gente che suona il clacson perché quell'altro ha aspettato un secondo in più prima di partire, veramente non è bello mangiare in strada a Parigi, cioè sinceramente. E poi cos'altro è che volevo dire, però insomma, tolta questa cosa, che quindi appunto non vi consiglio di andare con il cane, a meno che non stiate tanti tanti giorni, che allora vi potete fare, che ne so, un museo al giorno, e per il resto cercare i posti dove stare con lui, riportarlo a casa, andare fuori a mangiare o mangiare proprio a casa se vi prendete un appartamentino. Ecco, se non fate quella tipologia di viaggio lì, non ve lo consiglio, cioè per la tipologia di viaggio che facciamo noi non lo consiglio.
E basta, per il resto è stato tutto molto bello, anche quando è piovuto noi siamo riusciti a fare qualsiasi cosa. E niente, questo insomma, dai, io spero di avervi lasciato qualcosa in questa città, di avervi fatto venire voglia di vederlo, oppure di avervi dato la conferma che magari non è una città che fa per voi, ecco. E basta, noi adesso ci godiamo i piccolini che... Lui è lì che canta, quell'altro è qua sopra che gira, Merlino è lì morto, morto e sepolto, vabbè. E basta, noi ci vediamo al prossimo vlog, che probabilmente sarà qualcosa dedicato al mio compleanno.